Buonasera, ben ritrovati a tutti. Questa sera volevo parlarvi di una realtà che si chiama Kiva, l'ho messa nel cartello con cui annunciavo questa diretta. Kiva è un'associazione non governativa che è nata nel 2005, quindi 11 anni fa. Kiva fa una cosa molto semplice, mette in contatto chi vuole prestare denaro a fette, a tranche di 25 dollari a fetta, quindi sono 20 euro, e chi invece ha bisogno di micro prestiti. Kiva è nata da due ragazzi americani che anni fa assistettero a un'esposizione di Yunus, Mohamed Yunus, sapete, il premio Nobel che ha vinto il Nobel per l'economia per aver fondato la Grameen Bank, la banca quella sul microcredito. Allora, io più volte vi ho parlato di banca etica, continuerò a farlo, è la banca in assoluto che preferisco perché è fatta da singoli cittadini e ha uno statuto che si basa sulla finanza etica, per cui vi invito a leggere lo statuto di banca etica e poi verificare quanto effettivamente mantenga rispetto alle premesse di questo statuto. E Kiva è invece un'associazione che opera a livello mondiale e da quando è nata, quindi 11 anni fa, ha fatto prestiti per 1,5 milioni di persone, a favore di 1,5 milioni di persone, prestiti per 900 milioni di dollari. Ma la cosa importante è che questi 900 milioni di dollari non sono stati erogati da 1, 2, 3, 5, 10 banche, sono stati erogati da 2 milioni di persone. 2 milioni di persone che hanno prestato quindi a questo punto una media di 450 dollari a testa. Ci sono anch'io e ribadisco la parola prestati perché questi sono soldi che vengono restituiti. Qui non si tratta di fare beneficenza, si tratta di fare micro prestiti che vengono restituiti. Se vieni qui con la telecamera, vediamo subito i numeri complessivi di Kiva. Ecco, vedete, 2 milioni sono le persone che hanno prestato denaro in 82 paesi. 1,5 milioni sono i soggetti che hanno beneficiato di questo prestito. Adesso vedremo, sono tutti microimprenditori, piccolissimi imprenditori. Questo è il totale, appunto, circa 900 milioni di dollari che sono stati prestati, e ripeto la parola prestati, non è beneficenza, non sono doni. E poi, visto che da 6 mesi, un anno, ci scassano le scatole con le famose sofferenze delle banche italiane che sono attorno al 15%, ecco, questo è il tasso di restituzione dei prestiti. Il tasso di restituzione dei prestiti, come vedete, 97,2. Cosa vuol dire? Che le sofferenze in questo caso sono il 2,8%, che è una cifra simile a quella di banca etica, quindi sofferenze meno basse. E adesso spiegheremo perché. Io volevo solo far vedere che questa è una cosa che io personalmente seguo, o meglio, sono tra le persone che prestano questo denaro. Finora, come potete vedere, io nel mio piccolo ho prestato 1.400 dollari, però attenzione, utilizzando un deposito grande meno della metà, perché questi sono soldi che, quando avviene la restituzione, si possono, non è obbligatorio, si possono riprestare nuovamente, quindi è un circolo. Questo praticamente io lo considero come un secondo conto corrente nel cui ho depositata una certa cifra che è lì a mia disposizione. Se voglio, man mano che mi tornano i prestiti, li ripresto ancora. Se non voglio, posso riprestare, portarmeli a casa. Quindi, come vedete,
Io in questo momento ho fuori, diciamo, sono fuori con i prestiti ancora per 420 euro, prestiti che mi verranno rimborsati un po' alla volta. Non vi faccio vedere, fidatevi, le decine di email con cui Kiva mi comunica di volta in volta che il prestito tal dei tali mi hanno rimborsato un dollaro, due dollari e mezzo, 3 dollari. Quindi man mano che le persone a cui ho prestato denaro me lo restituiscono, Kiva mi notifica appunto la restituzione. Io finora non ho perso assolutamente un centesimo. Com'è che lavora Kiva? Kiva si appoggia a una miriade, veramente una miriade, di quelli che chiama partner locali, e nel sito di Kiva potete vedere, più che la percentuale, fai vedere i nomi di qua. Nel sito di Kiva potete vedere tutti questi partner locali, sono veramente migliaia e sono quasi tutte associazioni di volontariato, gruppi più o meno spontanei di privati. Tutti che hanno, diciamo, come fattore comune il fatto di essere organismi appunto non governativi, etici e quindi nulla a che vedere con le tradizionali banche. Quindi avete capito, questo è un sistema alternativo alle banche per fare microcredito. Tra l'altro, il microcredito non viene fatto dalle banche perché è troppo dispendioso. È troppo dispendioso mettersi a prestare 100, 200, 1000, 1500 euro a un soggetto, porta via comunque parecchio tempo e le banche non lo considerano meritevoli. Quindi ci troviamo in un circolo vizioso. E qui era quello su cui volevo soffermarmi di più. Ci troviamo in un circolo vizioso perché quella che è la piccolissima imprenditoria locale in qualsiasi parte del mondo, che potrebbe svilupparsi, aumentare il proprio giro d'affari e quindi creare un volano, un circuito virtuoso, non riesce a farlo perché, essendo in condizione di povertà e non avendo garanzie sufficienti da prestare alle banche, le banche non gli concedono credito. Questo significa proprio condannare milioni e milioni di persone che hanno un enorme buone e che sono già imprenditori, perché qui prestiamo denaro a persone che sono già microimprenditori e che potrebbero svilupparsi appunto molto più velocemente con un piccolo prestito, ecco, vengono condannati invece a rimanere se... Allora, stavo spiegando che Yunus, il fondatore della banca Grameen per il microcredito, spiegò che lui fece partire questa esperienza dopo aver conosciuto una donna che fabbricava sedie in Vimini, che però, pur lavorando moltissimo, non riusciva a uscire dal circolo della povertà perché quello che guadagnava vendendo le sedie gli era appena sufficiente per pagare chi gli forniva il Vimini, cioè la materia prima. E gli aveva spiegato come con 10 dollari lei sarebbe riuscita a comprare più vimini, fare più sedie, vendere di più e uscire da questo circolo vizioso, cosa che poi effettivamente fece, perché quei 10 dollari glieli prestò Yunus stesso. Cioè, il discorso è che, confrontandosi con tutte le associazioni di volontariato, con tutti gli organismi che hanno esperienza in questo settore, il risultato è sempre lo stesso. L'idea che noi abbiamo della povertà è profondamente falsata da quello che i mass media ci fanno vedere, e ci fanno vedere molto spesso poveri che sembrerebbero rassegnati, che sembrerebbero fannulloni, addirittura così non sofferenti della loro condizione, rassegnati a vivere appunto in condizioni di povertà. Questo è assolutamente falso. Una persona povera con i figli poveri si dà da fare in maniera attivissima per uscire da questo circolo vizioso. Il problema, come dicevo prima, è che non sono bancabili, non sono bancabili, ed è una situazione che adesso molti più italiani hanno sperimentato sulla loro pelle, dal momento che dal 2009 in poi
le banche hanno stretto notevolmente appunto i cordoni della borsa, quindi molti hanno imparato purtroppo a loro spese cosa significa essere non bancabili. Ecco, nel caso di molti paesi in via di sviluppo si parla di prestiti molto, molto, molto ridotti. Se vieni qua di nuovo ancora, Ok. faccio vedere, che su questo circuito possiamo scegliere chi finanziare. Possiamo scegliere chi finanziare. Allora, vediamo se si carica la pagina o se abbiamo problemi anche col fisso. Eccolo qua. Allora, potete lasciare che sia il sistema in automatico, fai vedere qui, che sia il sistema in automatico a scegliere le persone a cui prestare, altrimenti potete scegliere voi, potete andare per paese, potete andare per categoria merceologica, potete andare anche per diversi altri criteri di scelta, però come vedete sono tutti microimprenditori che chiedono cifre piuttosto basse. E per ogni persona che chiede c'è una scheda che spiega a che cosa gli servirà il prestito. Ecco, come vedete sono letteralmente migliaia questi microimprenditori. Come vedete qui non abbiamo a che fare con persone che se ne stanno a braccia conserte, stile messicano, ad aspettare che arrivi tempo migliore, ma sono tutte associazioni, comunità, gruppi di privati, piccolissimi imprenditori che appunto cercano di velocizzare, migliorare, ampliare il loro piccolo business. Questa è l'alternativa reale che noi abbiamo per risolvere tanti problemi molto grandi. Nel cartello io ho messo in maniera un po' provocatoria, ma neanche tanto, il fatto che molte guerre, molte situazioni di conflitto, molte altre situazioni di povertà sono causate dal fatto che si vuole perpetuare scientemente una situazione di ingiustizia sociale, una situazione in cui non si presta a chi effettivamente vorrebbe uscire da questa situazione. Già molte volte vi ho evidenziato come gli oligopoli stanno diventando sempre più grandi, come ci siano sempre meno soggetti che hanno sempre maggiori quantità di denaro a disposizione. Quindi in questo caso, siccome le banche sono letteralmente le proprietarie delle grandi multinazionali che fanno energia, che fanno farmaceutica, che fanno finanza, che fanno armi, che hanno la filiera delle fonti fossili e non si preoccupano di versare denaro nell'economia reale, ecco che possiamo farlo noi con impegni da 20 euro al colpo. Cioè voi potete provare, se non vi fidate, ed è giusto che non vi fidiate, potete provare con 20 euro. Potete provare con 20 euro. La serietà di questo progetto è, diciamo, anche così supportata dal fatto che è vero che ci vuole un account PayPal per fare queste operazioni, però PayPal ha contrattato con Kiva zero commissioni. Quindi questo flusso di denaro che transita attraverso PayPal non si tiene neanche un centesimo. Kiva non si tiene neanche un centesimo. Chi sono gli unici soggetti che si tengono un piccolo interesse? Sono le associazioni locali, i partner locali che vi ho fatto vedere rapidamente prima, che si tengono un piccolissimo tasso di interesse per coprire le spese generali, perché ovviamente le ONG hanno anche loro delle spese fisse, delle spese generali, quindi si devono tenere un piccolo interesse. Però chi presta denaro, Kiva, che è la struttura, il sito web che fa questa operazione, e PayPal, non si tengono un centesimo, non c'è nessun tasso di interesse, non c'è assolutamente speculazione
su questo mondo. È il privato che presta a un altro privato. E questa è una differenza sostanziale, appunto, a tasso zero. A tasso zero. Ci sono addirittura alcuni prestiti che fa Kiva direttamente e lì appunto non c'è nessunissimo tasso di interesse. Altrimenti, normalmente Kiva si appoggia alle associazioni di volontariato locali, scegliendosele molto bene. Avete visto velocemente i tassi di restituzione molto vicini al 100%. In quel caso il soggetto locale si tiene un piccolo margine di interesse. Ecco, questa è la grande differenza che possiamo fare senza privarci di nulla, perché, lo ripeto, è un prestito, viene restituito, non è una donazione a fondo perduto. Quante volte ci sentiamo moralmente in difficoltà perché vediamo le immagini sui telegiornali, sui giornali di situazioni di povertà estrema, vorremmo fare qualcosa, però i soldi sono pochi per molti di noi e è dura dare effettivamente in beneficenza, tirare fuori 10 euro, 20 euro, dire io li do e basta, sono spariti. In questo caso li presto, mi tornano indietro, però io ho fatto crescere la piccolissima borghesia, i piccolissimi imprenditori, piccolissimi agricoltori, piccolissimi artigiani locali che a quel punto mi creano un volano, mi creano un circuito virtuoso di più lavoro, più commercio, assunzione di persone, più collaboratori, più ricchezza effettivamente distribuita. Perché l'abbiamo detto tante volte, ripetiamolo ancora, il problema è quello della distribuzione della ricchezza. Ricchezza ce n'è moltissima, ce n'è sempre di più perché comunque la produttività è aumentata, però è distribuita in sempre meno mani. Ricordiamoci sempre del dato famoso che 5 anni fa c'erano 388 persone che avevano una ricchezza equivalente ai 3 miliardi e mezzo della popolazione più povera e adesso quelle 388 persone sono diventate 66. Quindi il sempre meno persone con sempre più potere, così come le multinazionali. Ecco, questa è una differenza, questa è una realtà che esiste da 11 anni, non c'è, io non ho bisogno, cioè questa realtà non ha bisogno di me per pubblicizzarsi, io tuttavia ve la propongo perché presumo che molti non la conoscano e perché sono 6 anni personalmente che io presto denaro con questa piattaforma, appunto mi è sempre tornato indietro. Quindi continua a riprestarlo ed è un'alternativa che secondo me dobbiamo tutti valutare. Non vi ho parlato in questa puntata, ne farò un'altra, però bisogna che mi preparo un po' di più, sul social lending, perché questo tipo di prestito si chiama social lending, che è il termine inglese per dire prestiti sociali. Non vi ho parlato del social lending italiano. Quindi ci sono dei circuiti prettamente italiani, quindi Italia per Italia, prestatore italiano e richiedente italiano. Mentre in questo caso appunto il circuito è totalmente mondiale. Voi prestate praticamente in tutto il mondo, dagli Stati Uniti, perché ne hanno anche lì di poveri, parecchi, a qualsiasi altro paese del mondo. Io spero veramente che voi vogliate darci un'occhiata. Vi faccio vedere anche, se vieni un attimo, Sabrina. Questo è il video con cui una delle due fondatrici, una ragazza giovanissima all'epoca, eccola qui. Ecco, non preoccupatevi perché i sottotitoli sono anche in italiano. Questo video in cui lei spiega come gli era nata l'idea, adesso vediamo se riesco anche a fermarlo. Qua, pausa. Questo video spiega appunto come è nata l'idea e lo trovate linkato nella mia sezione Finanza Etica, perché io questa realtà l'ho già ovviamente presentata molti anni fa e l'ho messa nel mio sito personale, lo faccio vedere, ecco qua, Finanza Etica, vedete questo è il mio sito personale, questa è la sezione Finanza Etica, ecco qui,
Qui ci sono tutta una serie di informazioni, tante cose ne abbiamo già parlate, tante altre ne parleremo ancora. Scenariato critico ne ho parlato un paio di settimane fa, e qui sotto c'è appunto il link con il video in cui questa ragazza spiega appunto la realtà di Kiva. E, non credo di avere altro in via veloce da dirvi. Qua ho fatto vedere, questo l'ho fatto vedere, quindi insomma i dati essenziali ve li ho dati. Credo che sia giunto il momento di smetterla di lamentarci della situazione nazionale e mondiale, smetterla di aspettare che siano sempre gli altri a risolvere il problema, ma incominciare a risolverlo noi. Quindi grazie per chi mi ha ascoltato. Mi dispiace dell'interruzione, come sempre chi si è collegato solo adesso troverà un altro video immediatamente precedente perché c'è stata un'interruzione, e alla prossima con altri argomenti.